Genius, la radio che ti bussa alla porta. Beethoven adesso, esattamente, come ci è venuto in mente? Ma io, che devo fare secondo te? Che devo fare? No, da, come dice Lucia, neanche morto. No, Beethoven è sempre Beethoven, ma è un film di Verdone, no. No, Luigi, quello che bussa la porta non è una citazione di Breaking Bad, non te ci mettere pure tu, te prego, dai, su, dai. Mio zio Claudio è storico della musica ed è stato un severissimo docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Severissimo, o giusto, fate voi. I miei raccontano sempre questa storia. Un giorno qualcuno andò da lui e gli chiese di promuovere all'esame un pupillo. Lui disse, in la minore, va bene, e lo bocciò. La prima volta che ho conosciuto zio Claudio, lui aveva i capelli come quelli di Beethoven. Venne da me con un pacchetto. Nel pacchetto c'era la versione per bambini de Il flauto magico di Mozart. Mozart, dissi io. Mozart, disse zio Claudio con il do maggiore. Zio, a me piace Beethoven. Zio Claudio, il più severo della famiglia Annibaldi, quello che da piccolo voleva rompere la testa di papà perché osava suonare il violino a orecchio, alzò il sopracciglio e con voce in si bemolle disse «E dimmi, caro, cosa sai di Beethoven?» Mi rigirai il flauto magico di Mozart tra le mani. Tutta la famiglia fece una pausa lunga fino a quando io dissi «Fiero, era sordo», perché pensavo se uno è sordo e fa la musica è il più genio di tutti. Zio Claudio mi guardò e alzò anche l'altro sopracciglio. Ascolta Mozart, disse in fa maggiore, e io no, e scappai via, lanciando il flauto magico in aria. Bentornati a Cattività, tutti i giorni alle 18.30 su Radio Genius. E chi vi parla è Luigi Annibaldi e con me c'è sempre Lucia Pappalardo, ma oggi partiamo in un modo diverso. Paul. Lo so che sei uscito. Come? Sei uscito dalla tua stanza. No, non è vero. Paul, il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso sud. Io non so di che cosa stai parlando. Io. Un pinguino di ceramica. Cerchi questo per caso? Lo so che sei uscito due volte. Non riuscivo a capire come avessi fatto. Ma ieri notte ho trovato questa. So che hai visto il mio libro dei ricordi e immagino che cosa puoi pensare di me. Ma sai, Paul, non fa niente. Ieri notte ho capito tutto. Ho capito che mi serve più tempo. Alla fine riuscirai ad accettare l'idea di vivere qui. Paul, hai mai sentito parlare delle vecchie miniere di diamanti? Lo sai cosa succedeva a quelli che rubavano diamanti? Non ti preoccupare, non li uccidevano. Sarebbe come distruggere una Mercedes perché i freni non funzionano bene. No, dovevano essere sicuri che avrebbero continuato a lavorare, ma dovevano anche essere sicuri che non sarebbero scappati più. Li sottoponevano ad un'operazione. Qualunque cosa pensi di fare, per favore non farla. Dai, per amor di Dio. Tesoro, fidati di me. Ti scongiuro. È per il tuo bene. Dai, ti prego! Ho quasi fatto. Ne manca uno solo. Lucia,
Ma proprio questa clip dovevamo usare per la puntata su Beethoven? Sei spaventato? Beh, insomma, è fatico. Poi tu non la senti, quello che sento io non lo senti. E quindi. Lo so perché tu sei più sensibile. Ora ti spiego perché. Se Beethoven fosse eterno, come la sua musica, nel 2020 avrebbe compiuto 250 anni. Ed è proprio spinti da questa tensione allo assoluto che insieme al Goethe Institute abbiamo deciso di dedicare una puntata a Beethoven, andando a scoprire degli aspetti che qui in cattività ci sorprendono più che in altri momenti. Il primo ospite di questa sera, il colpevole, colui che ha scelto la clip, è Paolo Restuccia, socio anziano della scuola di scrittura Genius, scrittore, regista del Ruggito del Coniglio e non pago, pro tempore e anche regista di Caterpillar I Am. È colpa sua se abbiamo iniziato con la terribile clip di Misery non deve morire di Rob Reiner, in cui l'infermiera Annie, la magnifica Katie Bates, fracassa le gambe allo scrittore reo appunto di aver fatto morire la protagonista dei suoi romanzi preferiti, Misery. Ma qual è la musica con cui lei fa quello che fa, Paolo? Allora, intanto buonasera a tutti, agli ascoltatori e a voi. E questa è una scelta, secondo me, molto brillante di Rob Reiner, perché questa è una scena violentissima e abbiamo ascoltato quanto può essere violenta. E invece viene messa una delle sonate più famose e in qualche modo più dolci, siderali, la sonata per pianoforte numero 14 in Do diesis minore, che noi conosciamo tutti come Al chiaro di luna. Quindi mentre va questa terribile scena di violenza, c'è il confronto con questa musica, che non è per niente, attenzione, non è che sia una musica sdolcinata, è una musica che dà il senso della profondità del rapporto che lega l'uomo alla natura, all'ambiente e all'astro che da sempre, no? L'astro notturno che da sempre lo illumina. Anche di notte. Questo confronto però tra questa musica e la scena è secondo me potentissimo. Paolo, tu sembri molto preparato su Beethoven e sarai sicuramente arrivato ad ascoltare fino alla nona sinfonia. Ma Eh adesso già. Bah, Luigi ti fa sentire un pezzo della decima. l'hai mai sentita la decima, Paolo? No, non la vorrei neanche sentire. Sentiamola invece. Stasera a festeggiare i 250 anni di Beethoven c'è anche Regina Krieger, corrispondente in Italia di Handelsblatt. Regina, ma che diavolo abbiamo ascoltato? Buonasera a tutti voi. Questa cosa che non è bellissima e sembra piuttosto Stravinsky che Beethoven, sono le prime battute, diciamo, della decima sinfonia di Beethoven, che però è stata fatta da un'intelligenza artificiale. Questa è una storia che io trovo abbastanza interessante, che ho trovato a Bonn, perché io sono di Bonn, della città dove Beethoven è nato, dove è stato i primi anni fino ai 17 anni prima di andare a Vienna. Quindi lui ha lasciato solo degli schizzi, due o tre battute di musica, e questo è stato nell'archivio della sua casa natale, che è un museo a Bonn. Allora, lì hanno tirato fuori questi schizzi, li hanno messo dentro a un'intelligenza artificiale e questa macchina, per così dire, questo robot, grazie aiuto di musicologi, ha cercato di ricostruire la decima sinfonia. E sono usciti fuori 25 minuti di musica, due movimenti,
che dovevano essere la prima mondiale la prossima settimana, ma ora è stato spostato a novembre perché sappiamo perché, no? Sì, purtroppo sì. Vabbè, magari hanno più tempo per prepararsi, cioè nel senso, forse questo giovane Beethoven ricostruito artificialmente ancora non è a livello del Beethoven che tutti conosciamo. Non lo potrà mai essere. Io ho sentito un po' di esperti, di musicologhi, e loro erano tutti esterrefatti per dire quando hanno sentito questa cosa. Ma dietro c'è un'altra cosa. Quindi c'è stato un lavoro di 2 anni, devo dire, no? di prima di fare questa intelligenza artificiale, che era una cosa... Hanno usato un programma di riconoscimento vocale per computer. Ecco, su questa base hanno messo dentro tutta la musica che Beethoven ha mai composto, poi anche dei suoi contemporanei e anche musiche di Bach, perché lui era un grande fan della musica di Bach, e per far capire all'intelligenza artificiale come potrebbe essere stata questa cosa. E le prime, quello che abbiamo sentito è noioso perché è una macchina, non ha il genio, non ha la creatività di Beethoven. Però perdonami, quando lo metteranno in scena, cioè quando lo eseguiranno a novembre, mi dicevi che l'hanno spostato, non lo suonerà la macchina, immagino che lo suonerà un'orchestra. No. Il grande orchestra del Festival di Beethoven, perché a Bonn ci sono tantissimi festeggiamenti quest'anno, come a Vienna. Quindi hanno l'intelligenza artificiale ha finito di comporre questi 25 minuti, che tra l'altro sono pochi, no? Perché pensate che la nona sinfonia dura 70 minuti, no? Quindi di più l'intelligenza artificiale non è riuscita a fare. Quindi si trattava di scrivere le note, darli ai musicisti dell'orchestra e farli studiare, ecco. No, io volevo un po' spezzare una lancia a favore dell'intelligenza artificiale, che un po' mi tocca, mi piacciono le intelligenze artificiali. Voglio dire, magari suonata dall'orchestra e non da questa specie di sintetizzatore elettronico verrà meglio. Assolutamente, sì, io ho sentito quelli che ci stanno lavorando. Questa era un'armonica di calici, quindi questa sembrava come la musichetta che mettono nei grandi magazzini, nei negozi, no? No, questo diventerà una cosa assolutamente, ci sono dei professionisti di rango dietro, e quindi sarà una cosa, cioè dicono che sarà abbastanza simile a Beethoven, però non è Beethoven. Quindi allora, siamo molto curiosi. Quindi non è negativo. E ti dico anche che dietro c'è la Telecom, la Deutsche Telekom, che è più grande impresa di telecomunicazione in Europa, che loro hanno anche preso tutte le spese per questo lavoro, per questa impresa, come dicevo, che dura 2 anni. Perché vogliono anche fare un po' di pubblicità, perché c'è un po' il pericolo che si dice questa intelligenza artificiale è una cosa, sono nemici a noi, no? E loro dicono no, vediamo come si lavora, una collaborazione tra intelligenza umana e artificiale. Questo è un po' il senso della cosa. Però allora, i puristi sono contro, chiaro. No? Immagino. Allora adesso però ascoltiamo qualcosa di Beethoven che tutti voi riconoscerete. Vai Luigi. Questo è l'inno d'Europa. Regina, Beethoven rappresenta l'Europa, che ne pensi?
assolutamente nessun altro più di lui, perché pensa, questo è l'inno all'Europa e parte della famosa nona sinfonia, la più famosa in assoluto, dicevo, e sono le parole di Friedrich Schiller: tutti gli uomini diventano fratelli. E questo era il pensiero dell'epoca, diciamo, no? Dopo Napoleone, dopo la libertà. Quindi già loro, anche Friedrich Schiller, erano europeisti. E quindi non è un caso che l'Unione Europea l'ha scelto. Anch'io suono in un'orchestra e l'abbiamo fatto tante volte questo inno. Ah sì, che cosa suoni? Io il violino. Ah, vedi, quindi sei molto competente, diciamo, anche dal punto di vista. E trovo che non c'è un'altra composizione che ci va meglio per l'Europa, no? Tutti gli uomini diventano fratelli, questo è un bellissimo pensiero, soprattutto oggi. Paolo, sei della stessa opinione? Ora, sono della stessa opinione. Penso che nessuno abbia mai discusso la possibilità che questo fosse l'inno dell'Unione Europea, anzi l'Unione Europea, che è probabilmente la compagine umana più litigiosa al mondo dopo certe squadre di calcio, diciamo, su una cosa è stata sempre d'accordo, e cioè che questo era perfetto per essere l'inno dell'Unione Europea. Non credo che nessuno, per quanto ci siano dei grandissimi musicisti anche in altre nazioni, ovviamente in Francia, in Italia non ne parliamo, però direi che questo era assolutamente perfetto. Di questa meravigliosa, straordinaria, unica impresa poderosa del cervello e della sensibilità umana, e dico che per fare Beethoven più che l'intelligenza artificiale ci vorrebbe la sensibilità artificiale, l'intelligenza serve poco, cioè serve. Ma magari ci arriveremo. Vabbè, comunque dicevo, in questa straordinaria, mi piace ricordare che l'inizio delle parole che sono dentro la nona sinfonia, se mi ricordo bene, sono di Beethoven stesso, cioè Beethoven introdusse una specie di piccola frasetta, che è quella che viene intonata all'inizio del coro, ed è bellissima ed è perfetta per questi tempi, perché se si potesse rivolgere lui all'Unione Europea, a questo incontro che si sta facendo, per esempio, così importante adesso sull'aspetto economico, inizierebbe con le parole che ci sono dentro la nona e che secondo la storia sono state scritte da lui, e sono quella che dicevo, Freund, qualcosa del genere, e la traduzione è amici, non questi suoni, piuttosto altri, intoniamone, più piacevoli e gioiosi. Non sembra che è perfetto per dirle ai nostri burocrati, no? A proposito, Regina, possiamo dire che Germania e Italia sono ancora amici? Io direi di sì, perché la base c'è sempre stata un'amicizia profonda tra i due paesi, che ogni tanto, e non è la prima volta in questo momento, ci sono un po' di ombre, chiamiamoli così, grazie agli sviluppi economici, è ovvio, e anche perché alcuni partiti politici in tutti i due paesi vanno un po' troppo verso il nazionalismo, per dirlo così, ma la cosa di Beethoven o anche, diciamo, Dante, no? o Machiavelli, o il Rinascimento, abbiamo questo eredità culturale comune, o parliamo di Goethe che ha fatto il suo viaggio in Italia. Penso che questo substrato culturale rimane sempre ed è più forte della politica di tutti i giorni. Vabbè, quindi c'è speranza per i nostri due paesi. Allora, adesso ascoltiamo un'altra clip, stavolta tratta dalla febbre del sabato sera. Thank you.
lo vedo proprio Beethoven vestito alla Tony Manero ballare alla Febbre del sabato sera, Lucia. Sì, esattamente. Ma Paolo, come ti è venuto in mente di andare a suggerirci proprio questa esecuzione di Beethoven? Beh, insomma, Beethoven nella cultura popolare è stato utilizzato tantissimo. A me piace ricordare il bellissimo busto che c'è sul pianoforte di Shredder dentro i fumetti di Charlie Brown e Snoopy, no? Tra l'altro lì la cosa divertente è che il grande Schulz, l'autore di queste storie, ha detto che lui avrebbe preferito mettere Brahms perché gli piaceva di più, era più moderno, insomma, Brahms rispetto a Beethoven, anche per un ragazzino come Shredder. Però ha scelto Beethoven perché in inglese la parola Beethoven faceva ridere. E per dire che era molto più pomposa, e poi secondo me anche perché c'era questa B all'inizio, che insomma faceva più ridere, ha scelto Beethoven. Però la forza di Beethoven è anche il suo essere iconico, una parola che odio, ma che per Beethoven è perfetto, perché tu te lo vedi già su un busto. Tutti gli altri musicisti che io conosco, tranne forse Verdi, ma solo per gli italiani, non te li vedi mai su un busto. Mentre invece tu appena pensi a Beethoven, con quei capelloni, quel faccione e questa sua divisa quasi da grande musicista, è perfetto per essere imbustato, cioè, che non è la parola giusta, mi piace scherzarci. Invece questa scena è perché appunto è la capacità della grande musica anche di essere trasformata, ridotta, utilizzata, persino violentata un po' e di funzionare uguale. Quando Tony Manero entra nella discoteca con la musica della Quinta, che è una musica per certi versi terrificante come profondità, è una scena fortissima. Ma perché secondo te è così amato Beethoven dai cineasti? Insomma, lo stesso Kubrick diceva: ma perché io devo andare a scegliere altre musiche quando c'è Beethoven? Beh, perché è un compositore che ha in qualche modo inscritto, secondo me, da quello che riesco a capire, il senso dell'epicità, il senso dell'epos. Si diceva della storia europea, nella storia europea moderna manca un po' l'epos, secondo me, cioè il senso di un'epica condivisa. Beethoven, un po' per la sua storia, un fatto che ha attraversato le grandi guerre dell'Ottocento, rappresenta proprio questa cosa, cioè è facilissimo, utilizzando le note di Beethoven, sentire qualcosa di profondo che sembra che sia perfetto per inserirsi dentro la scena anche di un film, ma anche nei romanzi. C'è Murakami, per esempio, che nel suo libro più famoso, Kafka sulla spiaggia, utilizza il trio dell'imperatore, un'altra musica meravigliosa di Beethoven. E questa cosa, secondo me, non può non sfuggire a un musicista straordinario come, scusate, a un regista straordinario come Kubrick. Lui lo sa benissimo. Regina, ci hai confessato che vivi a Bonn, che suoni il violino. Qual è il tuo musicista preferito? Ora questo mi beccate. No, fatemi dire prima qualche cosa ancora su Beethoven, come l'ha detto Paolo, perché io parlando un po' con quelli musicologi che hanno fatto questa intelligenza artificiale, erano anche biografi, hanno detto che lui era assolutamente interessato di qualsiasi novità, provava in continuazione delle cose nuove quando viveva a Vienna, e poi anche dal punto di vista economico lui era bravissimo, era un pioniere di organizzare i suoi concerti, fare i manifesti, non aveva un agente, aveva i nobili che li pagavano, però era un manager molto bravo, bisogna dire, molto innovativo ai suoi tempi, no? E a Bonn, in questi 250 anni dalla sua nascita, ci sono questi busti in tutta la città, in tutti i colori, anche in 3D, è una cosa bellissima, bisognerebbe fare un viaggio. Ora, a dire la verità, il mio componista preferito è Bach, è proprio, da lui viene tutto. Anche perché è bello per me, che non sono professionista, io non posso suonare Beethoven, è troppo difficile. Ma Bach è una cosa, cioè, le fughe, le cose, ti si apre l'anima.
Magari a Beethoven sarebbe piaciuta l'idea di che una sua sinfonia fosse composta interamente da un'intelligenza artificiale. Ricordiamo che Beethoven, appunto, come diceva all'inizio in apertura di puntata Luigi, era sordo e a lui, per esempio, pare si debbano anche le prime applicazioni della conduzione ossea, perché lui metteva all'interno del suo pianoforte un'asta di legno che poggiava vicino all'orecchio e riusciva in qualche modo, sembra, a sentire la musica anche in questo modo. Mi è capitato, insomma, di parlare con dei giovani ricercatori che, grazie a una startup, avevano creato un braccialetto a conduzione ossea in cui tu ti potevi infilare il dito vicino all'orecchio senza nessuna connessione e sentivi la musica, e loro mi hanno spiegato: sì, guarda, anche Beethoven utilizzava la conduzione ossea, quindi era un pioniere anche da quel punto di vista. Quindi magari mi piace pensare che a Beethoven la decima fatta in quel modo sia piaciuta almeno dal punto di vista intellettuale, nella sua tomba, diciamo ormai vecchia di tanti anni. Allora, adesso ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio il Goethe Institute che ha voluto fortemente questo collegamento e vi lascio col personaggio immaginario che più di tutti ha amato Beethoven, Alex di Arancia Meccanica. Ci sentivamo dunque leggermente strapazzati e infiacchiti per via del fatto di aver usato alquanta energia vitale, o fratellini. Perciò, riceduta la vettura, ci fermammo al Corova per rinfreschi. Hello, Lucy. Serata faticosa? Anche per noi è stata faticosa. Perdonami, Lucy. C'era qualche sofista della TV che ha gli studi lì vicino, a ridere e gavottare fra loro. La Devochka sorrideva del tutto incurante dei grandi guai del mondo. E poi il disco nello stereo smiagolò nel nulla. E nel breve silenzio prima del disco seguente, eccola lanciarsi in un'esibizione di bel canto. E per un momento, oh fratelli, un usignolo era entrato nel milk bar. E tutti i più malenchi peli del mio intero plotto si drizzarono dall'emozione. E brividi su e giù, come malenche lucertoline, su e giù. Perché l'aria io la sapevo. Era un pezzo della gran nona del Ludovico Van. Ma perché fai così? Perché sei un bastardo maleducato, senza un duco d'un'idea di come ci si comporta pubblicamente, fratellino mio. Non mi va per niente che tu fai quello che hai fatto. Da adesso non sono più il tuo fratellino e non voglio esserlo più. Stai attento. Stai bene attento, Dim, se della vita la continuazione a cuor ti sta. Iarballe! Grandi, enormi, bolso i balle a te. Scegli te. Catene, coltello, lama da barba. Quando vuoi. Io dati attacchi alla spicciolata, non li accetto. Chiaro, no? Non ci sto! Quando vuoi, una partitina in os coltelli. Dubidub. Forse un po' stancuccio. Meglio chiuderla la bocca. Il buon Lettuccio chiama adesso. Andiamocene a casuccia a farci un po' di spaccica. Right.